Il Cammino dei Monti e dei Santi, un sogno che prende forma. Si tratta del primo cammino interamente sviluppato nel territorio aquilano, con un'immersione nella natura, nella cultura, nella spiritualità dei luoghi, per offrire in prospettiva un modello di sviluppo integrato e per contribuire alla ripresa socio-economica anche nell'ottica dei fondi del PNRR che strizzano l'occhio a borghi e aree interne. Il progetto parte da lontano, ma ora grazie all'Associazione La Valle del Vasto e alla Fondazione Magna Carta vede la sua concretezza in un momento delicato a causa della pandemia. 170 km di percorso con 9 tappe e 5 comuni attraversati, con più di 40 attività già convenzionate e già 100 frecce segnaletiche posizionate. Il tracciato parte dalla Basilica di Collemaggio, attraversa il massiccio del Gran Sasso e i Monti della Laga, la Valle del Vasto e il Monte Calvo. Si immerge nella zona di Campotosto, incontra tracce del passaggio di numerosi santi nei suoi sentieri, un percorso ad anello che parte e torna in città. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa a Palazzetto dei Nobili con il presidente dell'Associazione Valle del Vasto Marco Moretti, il consigliere comunale Daniele D'Angelo e il senatore Gaetano Quagliariello, in rappresentanza delle organizzazioni no profit che hanno realizzato il progetto. Presenti però anche esponenti di altre associazioni ed enti legati a parchi, turismo e al mondo dell'alpinismo. Questo è un cammino che parte dall'Aquila, parte dalla Basilica di Collemaggio, dove tra le altre cose inizia il cammino del perdono, e attraversa i luoghi di Celestino, di San Bernardino, di San Giovanni da Capestrano, ma anche quelli di Papa Wojtyła, che veniva qui a sciare e che veniva qui anche a pregare. Quindi l'idea di fondo è questa. Ovviamente è un progetto che si è sviluppato in alcuni anni e che poi a un certo punto ha incrociato la pandemia e la necessità della ripartenza. E dunque a quel punto non solo è stato un modo per promuovere quel turismo lento che in tutta Europa in questo momento è un grande volano di sviluppo. La Galizia si è ripresa grazie al Cammino di Santiago, ma soprattutto insomma, è un modo per coordinare una serie di interventi che tendono allo sviluppo.